Un'assenza lunghetta, eh? Cosa fa? Adesso che hai fatto in questo periodo, hai dovuto lavorare proprio per il centro, Sì, sei andato in abbiamo. giro all'estero? No, No, all'estero all'estero no. Abbiamo no, avuto. Allora, beh, diciamo, sono mancato poi credo solo due puntate, in pratica o tre. due o tre. Abbiamo avuto ancora in dicembre quella manifestazione a Merano, che è Sì. stata estremamente positiva. Avevamo il dottor Gianni Tamino da Roma, il dottor Planck da Vienna. E si sono affrontati in tre serate un po' tutti gli argomenti relativi alla Ecco, tutela c'era qualcosa di animale. estero, mi ricordavo Vienna, qualcosa Se no, è stato io quello, ho un po' di forse. difficoltà a muovermi, devo dire, con tutti gli animali che ho a casa, in effetti. Comunque, diciamo, abbiamo avuto una grossa partecipazione di gente, un dibattito abbastanza articolato, ma comunque. Il risultato è stato decisamente ottimo e quindi possiamo essere soddisfatti perché abbiamo portato di più questo messaggio sia sulla vivisezione, sia sugli allevamenti intensivi, sugli allevamenti di animali da pelliccia, sulla caccia e poi abbiamo parlato anche della tutela animali nella provincia di Bolzano. Ecco, i problemi ce ne sono I problemi tanti, sono proprio tanti. per quanto riguarda la tutela degli animali in provincia di Bolzano. E so che sono state fatte diverse denunce, perché, almeno da quello che ho letto, perché voi avete fatto un comunicato che avete spedito alla provincia di Bolzano, Che vero? stiamo, diciamo, comunicato è stato approvato sabato scorso in direttivo e sarà poi presentato in questi giorni, viene In questi presentato, è giorni. iniziato ad essere presentato, in cui affrontiamo in maniera più organica possibile tutta la situazione in provincia di Bolzano. Adesso io non conosco bene per esempio la situazione in provincia di Trento, ma da voci che ho sentito pare che poi ci siano delle Ci analogie. sono delle analogie, quindi il discorso può interessare sicuramente anche a noi. Esatto, se non altro come esempio Come esempio, e come certo. sistema diciamo, in cui gli animalisti possono anche organizzarsi per riuscire a risolvere determinati problemi. Quello che noi denunciamo è che la tutela degli animali in provincia di Bolzano è in questo momento, è stata negli ultimi anni abbastanza strumentalizzata non tanto a fini politici, cioè elettorali, quanto diciamo, infilarla in un tipo di gestione, soprattutto economica, che stesse comodo a determinati interessi di determinati gruppi politici e diciamo dei gruppi politici che poi sono al governo della provincia, snaturando un po' lo spirito della legge Peterlini, un po' anzi molto, e facendo diventare il problema un problema di gestione di soldi, invece che un problema di tutela Degli animale. animali, Questo è certo. quello che è il problema principale. E so che una volta, almeno tra poco, adesso riuscirà a non farlo più, gli animali venivano uccisi dopo 6 mesi di permanenza negli asili, vero? Questo probabilmente non è fisicamente mai successo perché, almeno, diciamo, Potevano non doveva, essere. il Comitato Tutela Animali, che poi è il comitato gestito dalla provincia per distribuzione dei soldi e un po' per l'organizzazione della tutela animale in Alto Adige, aveva approvato a suo tempo, prima della legge nazionale, che nel costruendo ricovero dell'asilo in Bocca della Val Sargentina, gli animali che fossero rimasti lì più di 6 mesi sarebbero stati poi Soppressi. uccisi, spostando semplicemente di un periodo da 3 giorni a 6 mesi quello che era un sistema barbaro, infame, che Che esisteva già esisteva prima. tuttora, sì, certo, non. Cioè, tutte le lotte, tutti i miglioramenti anche della legge Peterlini venivano così, grazie poi al voto anche di determinati membri della Lega Tutela Animali, o meglio di un membro che allora era Arnold Morandel, che ha votato a favore proprio perché era completamente, a mio avviso, asservito a una logica di questo tipo, cioè la tutela animali è un sistema come un altro di gestire dei soldi, invece che avere lo scopo di tutelare gli Gli animali. È animali, chiaro certo. che chi come noi è animalista e ritiene che gli animali abbiano dei diritti fondamentali non potrà mai accettare discorsi di questo genere. E di conseguenza, in base a questo, poi sono nate polemiche, ci sono state riportate spesso sui giornali. Ecco, magari per inquadrare meglio questo, tu hai parlato prima dell'asilo di Sille.
Molto probabilmente noi di Trento non sappiamo di questa vicenda. Voi facciamo un piccolo Sì, io excursus vorrei, di questa. se mi è concesso.